Grazie ad un gol di Luca Bartoccini, la Tiferno batte 1-0 il Montevarchi e raggiunge la formazione toscana al terzo posto della classifica, a quota 29 punti, a meno 5 dalla capolista Trastevere. Tante assenze per la Tiferno, con Nofri che opta per la difesa a 3 formata da Torcolacci, Terzini e Sensi, 3-4-1-2 per il Montevarchi di Malotti, che schiera Giustarini dietro al tandem offensivo formato da Stauciuk e Frugoli. Albernicchi nella prima mezz'ora a vincere solo il freddo, con la partita che offre pochi spunti sia da una parte che dall'altra. C'è spazio però per le proteste dei padroni di casa al minuto 13 per questo contatto in area di rigore tra Iroania e Traini, giudicato regolare dal signor Mirabella di Napoli. Il primo squillo del match lo suona il Montevarchi al 33esimo, quando Mulas pesca in profondità Giustarini, che da buona posizione calcia abbondantemente sul fondo. La risposta della Tiferno non si fa attendere e proprio sul ribaltamento di fronte sull'assist di Orlandi è Traini a sprecare la ghiotta chance calciando alto sopra la traversa. Al 39esimo si rende pericolosi il Montevarchi, con questa punizione battuta dentro da Martinelli, che trova la deviazione aerea di Stauciuk, con Vaccarecci che si allunga e devia la palla in corner. Due minuti più tardi la Tiferno sfonda ancora sulla destra, questa volta con Bartoccini che crossa in mezzo trovando la testa di Traini, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Allo scadere del primo tempo Giustarini prova il numero in area di rigore, ma Vaccarecci è bravo ad uscire ed impadronirsi della sfera. Si va quindi all'intervallo con il risultato fermo sullo 0-0. Al rientro dagli spogliatoi, dopo soli 30 secondi dal fischio d'inizio della ripresa, la Tiferno trova la rete del vantaggio, grazie a questo cross dalla tre quarti di Massai, sul quale si avventa Bartoccini, che di testa supera Giusti e mette dentro il gol dell'1-0. La reazione del Montevarchi arriva al minuto 54, quando dopo una serie di batti e ribatti la palla arriva a Frugoli, che a due passi da Vaccarecci calcia alle stelle e spreca tutto. 8 minuti più tardi Dicato prova a raddoppiare, ma dopo una bella fuga palla al piede, forse tradito dal terreno, calcia malissimo col mancino. Dall'altra parte il Montevarchi si rende pericoloso con questo tiro cross di Fregoli, sul quale però nessuno riesce a trovare la deviazione vincente. Al minuto 86 ancora pericolosi i padroni di casa, con Valori che sul cross dalla destra di Bartoccini prova il gol capolavoro in rovesciata, ma il suo tentativo finisce a lato. Allo scadere c'è spazio anche per un altro tentativo di Traini, con Giusti che non si fa sorprendere, devia in corner. E allora, dopo 4 minuti di recupero, finisce così Albernicchi, Tiferno 1, Montevarchi 0.